Antonio Di Pietro non ha bisogno di presentazioni. Gli amici mi chiamano Silvio, ma non è vero. Allora, il premier Renzi ha parlato di Daspo nella politica. A naso, di quanti Daspo ci sarebbe bisogno in Italia? A naso innanzitutto dica a te Matteo, non te frega il nome, perché Daspo della curva sud della politica l'ho detta io e hai fatto bene. Tu hai detto un'altra cosa importante che apprezzo molto: alto tradimento per chi ruba. Quindi come vedi ci hai ammesso anche di due e apprezzo questo. Però, oh caro Matteo, ti scrivo, è vero, ci vuole il Daspo della politica, che lo traduco per mia sorella Concetti che se no non capirebbe. Vuol dire che chi ha fregato, chi ha usato la politica per farsi gli affari propri, non deve essere più candidato, non deve entrare più negli uffici pubblici, non deve più avere a che fare con la pubblica amministrazione. Cioè deve essere uno che a calci nel sedere e non devono più aprirgli le porte. Questo vuol dire Daspo della politica, che è un po' come il Daspo della curva degli stadi, perché dice, chi va negli stadi e comincia a lanciare pietre, sassi e bottiglie non deve entrare più nello stadio. Tradotto questo per mia sorella, dico a te Matteo, però mi fai un favore, fallo prima e poi dimmelo, perché sennò godo ma godo a metà. Oh, ma di quanti Daspo ci sarebbe bisogno? Beh, ci vuole un Daspo dell'informazione, perché è possibile che io per far sapere il mio pensiero lo devo dire piazza per piazza, piazza per piazza, perché l'informazione pubblica è in mano al sistema dei partiti e la dice come gli pare e piace. L'informazione privata è in mano a un conflitto di interesse grosso come la casa che si fa gli affari propri. Ci vuole una Daspo anche non solo dei politici, ma anche del sistema delle imprese, se vuoi anche della cosiddetta grande corruzione privata, cioè il più forte, il più furbo, il più spregiudicato che frega gli arbitri. Per esempio, è vero che paghiamo troppe tasse, ma è anche vero che in troppe vadono le tasse, e anche lì ci vorrebbe un Daspo e potremmo continuare all'infinito. A qualche Daspo pure nella magistratura, no? E come non ci vuole il Daspo della magistratura? Avete visto a Venezia? A Venezia. Magistrato delle acque. Due magistrati delle acque. Due magistrati. E un magistrato della Corte dei Conti pure. Pure. Allora, anzi, lì è ancora più grave, perché è come se a mettere la palla in rete in fuorigioco non è il giocatore, ma è l'arbitro. Peggio ancora, cara. Ecco perché io lì non dico che ci vorrebbe la costrizione fisica, però. Vabbè, vediamo adesso che succede, perché 100 giorni sono passati, Finora abbiamo visto poco, abbiamo sentito tanto, ma abbiamo visto poco. Per questo che io ho detto, caro Matteo, ti scrivo, mi fai un favore. Prima parla. Comincio a parlare in passato un po', e ogni giorno faccio domani. L'ho fatto ieri. I figli non si sposano, non nascono facendolo domani, la devi fare prima. Grazie.